Fano torna ai fasti romani e si trasforma nella Fano Fortune. Sfilate, cultura, sfide, feste, fazioni e centro storico allestito a tema. Dal 9 al 15 luglio il tempo nella città della Fortuna si fermerà e farà un salto nel passato di 2000 anni. E da allora si potrà passeggiare in centro incontrando le ronde dei legionari, si potrà fare un giro al Macellum ed acquistare ricchezze di un'altra epoca, visitare gli accampamenti, si potrà assistere agli scontri nella grande arena, alle sfilate, alle feste, alla grande corsa delle bighe. Dopo 7 anni dall'ultima edizione, Fano si trasforma in Fano Fortune, la Fano dei Cesari. È una manifestazione voluta da tutti, con la grande partecipazione di tante associazioni, di tante esperienze, di tante competenze, e una volta tanto è anche una manifestazione condivisa anche sul piano politico. Per cui fiducioso e anche orgoglioso di averla riportata a disposizione della città e dei cittadini. L'obiettivo è quello di dare una forte identità alla città nel periodo estivo, dove si avvertiva maggiormente questo vuoto, nonostante alcuni meritevoli tentativi del carnevale estivo di creare un grande evento spendibile dal punto di vista della promozione turistica, come avviene e per alcune grosse manifestazioni di richiamo nazionale che avvengono nelle città limitrofe. Ora questo nuovo progetto della Fano dei Cesari sembra partire col piede giusto, suscitando anche l'interesse della Regione Marche. Diventa uno degli eventi principali della nostra regione, quindi su questo credo che sia una manifestazione da sostenere, perché i turisti che vengono nel nostro territorio possano trovare la gioia di essere coinvolti in una manifestazione importante come questa. Quindi la Regione sostiene questo evento. È importante, rappresenta sia per la cultura che per la storia che per l'identità della città una grande occasione sia culturale ma direi anche turistica, sapendo che la cultura è importante per il turismo è importante per l'economia. Il programma è stato realizzato con l'intento di non scordarsi di nessuno per strada, quindi sia gli amanti della parte culturale di questo periodo della storia di Fano, delle rievocazioni a tema dei giovani e di adulti in cerca di svago e momenti di spettacolo e di bambini. Ognuno di questi troverà la sua dimensione ideale nell'arco dei 7 giorni della manifestazione. Sì, un programma ricchissimo, la Fano dei Cesari vuole raccontare la Fanum Fortune, quindi quella che era la città storica di 2000 anni fa nel periodo romano, e quindi lo fa in questa settimana intera, dove all'inizio sarà dedicata a una ritualità di accensione, di apertura nella giornata del lunedì, la domenica la chiusura, la parata delle fazioni che racchiuderà quella che è stata la settimana, quindi una parata storica a cui le fazioni stanno lavorando profondamente, quindi vedremo nella zona del Pincio, in questa arena creata appositamente, tutte le fazioni ripercorrere il tempo romano con il tema degli dei, e poi alla fine la corsa delle bighe, che sarà questo momento veramente bello da vedere e da non perdere da parte di tutti per la chiusura di questa che si preannuncia essere veramente una manifestazione importante.